Ah, sì, oh, siamo finalmente nella postazione computer, cari amici, il mio computer è tornato alla casa, come si dice, no? Ebbene, computer abbastanza veloce, molto veloce, diciamo che negli aggiornamenti e cose. Il mio caro negozio di fiducia, Giovanotto, che mi fa sempre lavoro al computer, aveva notato per quanto riguarda l'hard disk interno delle cose che non andavano. Infatti adesso un hard disk interno elettronico, bello spedito, per non dimenticare l'altra bella notizia che quando accendo il computer non ho più bisogno di inserire il codice di accesso. La fantomatica passo e va bene. Quindi questo è un po' per quanto riguarda il computer, che è molto molto rapido. Poi che dire, settimana, beh, ovviamente in assenza del computer mi avete visto sia all'inizio lunedì e martedì fare qualche video, ma poi mi sono un po' fermato perché vi dico, voi sapete che io faccio parte di Radio Staffetta Trani, Legambiente Trani, ANG Radio Staffetta Trani, e praticamente stiamo organizzando, vi dico già, giovedì 11 marzo, ficcatevi nella chicozza questa data, faremo una diretta sulla nostra fanpage Facebook di Radio Staffetta Trani dedicata a De André. Quindi tutto ciò che ruota intorno al cantautore di Genova, in mille sfaccettature, vi dico solo questo. Come orario non vi so dire al momento di preciso, ma ci saranno per questo degli aggiornamenti. Poi voi sapete se mi seguite su YouTube, su Facebook, ne saprete qualche cosa. Intanto nella settimana c'è stato il turno infrasettimanale di Serie B2 femminile di pallavolo. Purtroppo la nostra Adriatica Volley Lavinia Group Trani è tornata per l'ennesima volta alla sconfitta, dopo però la vittoria in casa di Battipaglia per 3-7-1. Però contro la capolista Melendugno non c'è stato nulla da fare, quindi è arrivata se non erro, la quinta sconfitta stagionale. Ora, se la memoria non mi inganna, la prossima sfida non è quest'oggi, ma domenica prossima, 7 marzo, in casa contro la prima donna Bari, della storica giocatrice aquilazzurra Rosa Ricci, che anche giocato con un'altra mia cara amica, insomma, di cui ci tengo tantissimo. D'altronde è stata anche la mia educatrice a scuola. Quindi, comunque l'immagine di copertina, vedete giustamente, buona domenica, appunto, col cuore, sperando che. Perché personalmente, come penso anche tanti di voi, quando sentiamo purtroppo sempre queste cavolo di notizie, vaccini di qui, sì, no, risse di qui, di lì, insomma, non ne possiamo più, ci avete scassati i cosiddetti, basta, insomma, d'altronde. Poi anche in città qui noi ieri atto vandalico nei confronti del portone d'ingresso dell'abitazione del SIN, quindi insomma tante cose che non vanno in un periodo già molto storto di suo e ovviamente sì, ce lo auguriamo ormai da un anno, speriamo che finisca presto, ci stiamo convivendo e dobbiamo fare, purtroppo la realtà è questa. Per quanto riguarda invece la WWE, beh, avete visto almeno la recensione di Raw l'ho fatta questa settimana, anzi ieri poi avendo ripreso il computer già da venerdì sera, ieri mi sono potuto gustare SmackDown, ovviamente in differita,
Per me la notte è sacra, devo dormire. Quindi, bella puntata. Certo, per Fast Lane non c'è nessun match annunciato, anche se per venerdì della settimana che inizia domani c'è una bella, intrigante sfida tra Daniel Bryan e Jey Uso in un cage match, quindi nella gabbia. E se vince Daniel Bryan affronterà Roman Reigns per il titolo universale a Fastlane domenica 21 marzo. Un Daniel Bryan che ha già affrontato Roman Reigns ad Elimination Chamber, ma la cosa è durata davvero molto molto poco. Anche se è già deciso, affronterà Roman Reigns a WrestleMania, anzi anche Bianca Belair proprio nell'ultima puntata di SmackDown ha deciso, affronterà Sasha Banks nello show degli Immortali. Ricordiamo, spalmato anche quest'anno in due serate, 10 e 11 aprile, però io, scusate, ma questa la definisco la vera prima edizione spalmata in 2 giorni. Perché dico questo? Perché presumo che, a differenza dello scorso anno, l'80% delle contese saranno in presa diretta live e quindi non registrate come l'anno scorso. Ovviamente sì, se ci sarà, per dire, un match cinematografico di cui si aggira la voce di una possibile sfida tra Bray Wyatt, The Fiend, che ormai non lo vediamo da dicembre, Randy Orton, quello sì, potrebbe essere per certi versi pre-registrato. Quindi, campionato, il calcio, beh, insomma, sapete, io sono tifoso milanista e no, ma la Juventus ha pareggiato davvero una, però non è facile. Io, per esempio, preferivo che uscivamo dall'Europa League per evitare questo fatto: giochi sabato, domenica, poi giochi giovedì, insomma, è brutto brutto. E stasera l'Olimpico di Roma non sarà facile, sperando almeno di agguantare un pareggio. E quindi Serie B, l'Empoli segue ancora la pareggita, il Monza sta lì bello, anche il Monza ha pareggiato ieri, Lecce pur purtroppo vinceva 1-0. La Serie C, il Bari vince, la Ternana perde, l'Avellino credo, non so se gioca oggi o turno di riposo, quindi cose nostrane, locali, qui a Trani il basket non sappiamo, ormai domani è marzo e capiremo, ma la vedo un po' difficile, me lo auguro anche per me di fare magari almeno massimo 2 allenamenti prima dell'estate del basket. Poi domani inizio il nuovo modulo della patente europea del computer, il PowerPoint, con il mio caro amico Maurizio. Qui avrò un margine di errore con più tranquillità, anziché 2,9, che è già un'altra cosa. 27 giuste, massimo 9 sbagliate, quindi che dire di più? Di nuovo, buona domenica a tutti, io vi saluto, ora arriviamo ai 10 minuti. E bene, sta settimana, certo, ne ho approfittato abbastanza per camminare di qui, di lì, e insomma, ma ieri sera diciamo che ho avuto, boh, forse per via di questo camminare spesso questa settimana, un po' risentimenti articolari. Certo, non ho ancora fatto il vaccino anti-Covid, anche se ne sento di tutti i colori, dolori di qui, di lì, staremo a vedere. Anzi, adesso si parla addirittura di questa nuova azienda, la Johnson & Johnson. Comunque l'importante è che ci risolviamo, va, perché qui siamo veramente stanchi ed esacerbati. Quindi una buona domenica a tutti e ciao!